Il sabato del Papa, la giornata mondiale della gioventù di Cracovia, è il giorno della misericordia e Francesco lo inizia visitando il cuore della devozione alla Divina Misericordia, il santuario ad essa dedicato che sorge alla Gevniki, quartiere a sud di Cracovia. Nel convento della Congregazione delle Suore di Nostra Signora della Misericordia, dove visse e morì Santa Faustina Kowalska, la fragile mistica apostola della Divina Misericordia, il pontefice entra nella cappella dove riposa la Santa e si raccoglie in preghiera davanti alla tomba, sormontata dalla prima immagine di Gesù Misericordioso, realizzata su indicazione della Santa per volere di Gesù, che le chiese di apporvi la scritta «Gesù, confido in te». Lasciata la cappella, Papa Francesco saluta dal terrazzo del santuario i giovani riuniti nel prato delle confessioni. «Non allontaniamoci mai da Gesù», dice in spagnolo, «anche se pensiamo che per i nostri peccati e le nostre mancanze siamo i peggiori. Così ci preferisce Lui, così la Sua misericordia si sparge. Approfittiamo di questo giorno per ricevere tutti la misericordia di Gesù». Il Papa entra poi nel santuario attraverso la porta della Divina Misericordia e nel Tempio, consacrato nell'agosto del 2002 da Giovanni Paolo II, confessa 8 giovani. Al termine, Francesco si sposta di 1 chilometro in auto e raggiunge il nuovo santuario di San Giovanni Paolo II, completato nel 2015, e celebrando la messa con i sacerdoti e i religiosi polacchi, traccia il profilo del Buon Pastore. Gesù, sottolinea, desidera una Chiesa in uscita che vada nel mondo, e sacerdoti che escono da se stessi e bruciano del desiderio di testimoniare e di raggiungere gli altri. Finita la messa, Papa Francesco incensa e poi bacia la reliquia del sangue di San Giovanni Paolo II, conservata al centro di un altare del santuario. Tornato nell'arcivescovado di Cracovia, il Papa pranza con 13 ragazzi impegnati come volontari nell'organizzazione della GMG, un giovane e una giovane per ogni continente, 2 polacchi e la portavoce della GMG, il cardinale Civis, arcivescovo di Cracovia, è un interprete. Per più di un'ora Francesco dialoga in spagnolo e italiano con tutti, chiedendo a ciascuno dei ragazzi di fargli la domanda che gli stava più a cuore. Quello che più mi ha colpito è stato che alla mia domanda qual è la tua speranza più grande per i giovani, il Papa abbia risposto che non perdano la speranza. Non dobbiamo mai scoraggiarci e come giovani cattolici dobbiamo cercare di vivere la nostra fede e soprattutto nelle lotte non dobbiamo aver paura. Mi ha colpito anche quando ha spiegato come fare a riportare verso la Chiesa i giovani che mi sono lontani, dicendo che non dobbiamo tanto avere l'ultima parola quanto parlare meno e fare di più. Prima di raggiungere il luogo della veglia con i giovani della GMG, il Papa si ferma nella chiesa di San Francesco a Cracovia, dove si venerano le reliquie di 2 martiri francescani polacchi, i beati Zbigniew Strokowski e Michal Tomaszek, uccisi nel 1991 in Perù dai guerriglieri maoisti di Sendero Luminoso. Qui pronuncia una preghiera per la pace, chiedendo a Dio di allontanare l'ondata devastante del terrorismo. Siano cancellati l'odio e il desiderio di vendetta e nasca la disponibilità a perdonare. Quando arriva al Campus Misericordia, alla periferia di Cracovia, per la veglia di preghiera della 31ª giornata mondiale della gioventù, Papa Francesco è accolto da una marea colorata di più di 1 milione di giovani cuori. Nella luce soffusa della sera, la Papa Mobile, sulla quale ospita anche alcuni ragazzi, lo porta vicino alla Porta Santa, che il Papa attraversa tenendo per mano 6 giovani. Sul palco, dominato dalla grande immagine di Gesù Misericordioso, viene rappresentata una scenografia in 5 tempi sul tema Gesù sorgente di misericordia, con le testimonianze e domande di 3 giovani. Francesco, nel suo intervento, chiede prima di tutto di pregare per i giovani che vivono in paesi sconvolti dalla guerra, unendosi alla richiesta della giovane Siriana Rand di Aleppo e ricordando che il loro dolore ora non è per noi più una cosa anonima. La nostra risposta a questo mondo in guerra, spiega, si chiama fraternità, fratellanza, comunione e famiglia. Dopo aver chiesto ai giovani di pregare in silenzio tenendosi per mano, il Papa li esorta a non lasciarsi vincere dalla paura, perché questa porta alla chiusura e quindi alla paralisi. Ma la paralisi silenziosa che può rovinare di più i giovani per Francesco è quella che viene dalla divano felicità, con un divano che ci aiuti a stare comodi, chiusi in casa senza preoccupazioni, davanti ai videogiochi o al computer. È una droga socialmente accettata che ci trasforma in giovani intontiti, addormentati, mentre altri decidono il futuro per noi. Il tempo che oggi stiamo vivendo non ha bisogno di giovani divano, muoji canapovi.
ma di giovani con le scarpe, meglio ancora, con gli scarponcini calzati. Il mondo di oggi vi chiede di essere protagonisti della storia, perché la vita è bella sempre che vogliamo viverla, sempre che vogliamo lasciare un'impronta. Gesù vuole le tue mani per continuare a costruire il mondo di oggi, conclude il Papa, perché noi adulti abbiamo bisogno di voi giovani per insegnarci a convivere nella diversità, a condividere la multiculturalità non come una minaccia ma come un'opportunità. Abbiate il coraggio di insegnarci a noi che è più facile costruire ponti che innalzare muri. Abbiamo bisogno di imparare questo. E tutti insieme chiediamo che esigiate da noi di percorrere le strade della fraternità, che siate voi i nostri accusatori se noi scegliamo la vita dei muri, la vita dell'inimicizia, la via della guerra. La veglia si chiude con l'esposizione della Santissima Eucaristia e un'intensa adorazione. La mattina dopo, oltre 1,5 milioni di giovani di tutto il mondo e di fedeli polacchi fanno da cornice a Papa Francesco nella messa di chiusura della GMG sulla grande spinata di Velička. Il Papa li invia nel mondo come discepoli e testimoni della misericordia di Dio, forti dell'esperienza di Cracovia e con il Vangelo di Gesù come navigatore sulle strade della vita. Francesco nell'omelia commenta il brano dell'incontro tra Gesù e Zaccheo che cambia la vita del pubblicano, minacciato però da alcuni ostacoli che sono significativi anche per i giovani. Prima la bassa statura, come i giovani che si tengono lontani da Gesù perché non si sentono all'altezza per peccati o errori, ma Dio conta su di te per quello che sei, spiega il pontefice, tu sei importante. Poi l'ostacolo della vergogna paralizzante che Zaccheo vince rischiando, mettendosi in gioco, che è il segreto della gioia, perché la vita non va chiusa in un cassetto. Infine è l'ostacolo della folla mormorante, che lo blocca e lo critica. Ma Dio, aggiunge il Papa, ci invita ad essere più forti del male, amando tutti, persino i nemici. Potranno giudicarvi dei sognatori, perché credete in una nuova umanità che non accetta l'odio tra i popoli, non vede i confini dei paesi come delle barriere a custodire, e custodisce le proprie tradizioni senza egoismi e risentimenti. Non scoraggiatevi col vostro sorriso e con le vostre braccia aperte. Voi predicate speranza. Con lo sguardo di Gesù su di voi, che va oltre i difetti e vede la persona, voi potete lottare pacificamente per l'onestà e la giustizia. Diffidate delle liturgie mondane, dell'apparire, conclude Francesco, installate bene la connessione più stabile, quella di un cuore che vede e trasmette il bene senza stancarsi. Dopo la comunione, il pontefice consegna ad alcuni giovani una lampada, segno della luce di Cristo. La GMG comincia oggi e continua domani a casa, ripete Francesco, che prima dell'Angelus annuncia che la prossima tappa del pellegrinaggio dei giovani del mondo, iniziato nel 1985 da San Giovanni Paolo II, sarà Panama nel 2019, e subito si scatena l'entusiasmo della delegazione di giovani centroamericani guidati dall'arcivescovo di Panama, Ulloa Mendieta. La caratteristica speciale di questa giornata mondiale della gioventù è che presenteremo la ricchezza semplice, umile, ma contagiosa della gioia. La ricchezza sencilla, umilde, però contagiosa dell'allegria. Se hay algo che caracterizza. Se c'è una cosa che caratterizza i giovani latinoamericani, centroamericani e panamensi è la gioia di vivere e il desiderio di voler sempre condividere tutto con gli altri. Poter sempre stare compartendo con los demás. Nell'ultima tappa del suo viaggio in Polonia, Papa Francesco raggiunge la Tauron Arena di Cracovia, dove lo aspettano i 20,000 volontari della Giornata Mondiale della Gioventù. Nel suo saluto lascia presto il discorso preparato e in spagnolo ringrazia tutti, organizzatori e volontari, per aver portato avanti questa avventura con tanto lavoro e tanta preghiera.
e si dice convinto che i volontari sono la speranza del futuro, ma due condizioni. La prima è avere memoria del mio popolo, della mia famiglia, di quanto ho ricevuto dagli adulti. Per questo serve parlare con i genitori, soprattutto con i nonni, perché sono loro la saggezza del popolo. La seconda, spiega il Papa, è avere coraggio nel presente, non spaventarsi come il giovane volontario che è stato sconfitto dal cancro, ha avuto il coraggio di lottare, anche nella peggiore condizione. Infine un pensiero alla prossima GMG. Io non so se ci sarò a Panama, ma vi posso assicurare che Pietro ci sarà a Panama e vi chiederà se avete parlato con i nonni, se avete parlato con gli anziani per avere memoria, se avete avuto coraggio e audacia per affrontare la situazione e se avete seminato per il futuro.